catena di montaggio. Buongiorno, abbiamo l'occasione oggi a fine della legislatura di rinnovare l'apprezzamento per il comportamento ineccepibile del Presidente della Repubblica. Anche in questa circostanza il Capo dello Stato ha dimostrato la sua saggezza, il suo equilibrio e anche la sua rapidità nell'affrontare una situazione che deve portare il Paese rapidamente alle elezioni e indicare un nuovo governo che noi ci auguriamo non tradisca gli impegni e i risultati che questo anno di governo Monti hanno permesso al nostro Paese, rimettendosi in carreggiata dal punto di vista economico e della credibilità internazionale. Sì, abbiamo appunto ringraziato il Presidente anche per come ha gestito la crisi negli ultimi 12-13 mesi, rivendicando come sostenitori convinti dell'esperienza di governo il fatto che le difficoltà e i sacrifici che l'Italia ha attraversato, e gli italiani in particolare hanno attraversato, segnino comunque un bilancio positivo, al netto di tutte le critiche, di tutti gli errori, di tutte le cose che si potevano fare in modo migliore. È indiscutibile che il bilancio di 12 mesi di governo Monti sia un bilancio straordinariamente positivo per dove era l'Italia 12 mesi fa e per dove oggi, il che, diciamo, da un punto di vista più politico ci fa augurare che tutto questo non evapori in una campagna elettorale che ci riporti alle campagne elettorali di 20 anni fa. Grazie.